un'ecatombe, qui totalmente un danno incalcolabile. Poi, come vedi, con i tuoi occhi è una roba, non lo so, dobbiamo verificare il danno. Poi quante auto? Decine e decine, sicuramente. Non so, guarda, quantità, non so se sono 400, non lo so. Ma c'è dei blocchi come un pallone. Se andate a vedere dopo la pioggia, un blocco era tutto appuntito, enorme, non ho mai visto una roba del genere. La grandinata di 30 minuti che si è abbattuta nella provincia pesarese nella serata di ieri è da annoverare tra le più eccezionali mai registrate fin qui, per gli ingenti danni che ha provocato, ma anche per le dimensioni dei chicchi di grandine che sono venuti giù, che più che chicchi in alcuni casi andavano come dimensioni dalla pallina da tennis alla noce di cocco. La conta dei danni deve ancora arrivare, ma siamo sicuramente nell'ordine di diversi milioni di euro. Nei piazzali delle concessionarie è una vera strage, non c'è un'auto sana. Carrozzeria e lunotti in frantumi sono la norma, ed i cofani e le capote delle auto sembrano lo schienale di un divano Chesterfield, fossette su fossette. Che da voi una falcidia di auto? Sì, guardi, ancora ci stiamo leccando le ferite. Cercheremo nel breve possibile, più breve tempo possibile, di quantificare. Danni anche inconsistenti alla struttura, proprio mi sembra di avere. Sì, dalla struttura, internamente, esternamente. Le vetture coinvolte sono soprattutto all'esterno, ma anche internamente abbiamo avuto dei forti disagi. La dimensione della calamità che si è abbattuta e dei suoi danni la si aveva stamattina anche dalle decine e decine di auto in coda davanti alle officine di autoriparazione specializzate nella sostituzione dei parabrezza, che sembravano essere stati colpiti da una scarica di fucile a pallettoni. Ma non sono state solo le auto ad aver subito pesanti danni, anche le strutture industriali, dove la violenza della grandinata ha fatto sì che le coperture dei capannoni fossero crivellate da queste meteore di ghiaccio che hanno portato lo sconquasso nei reparti e nelle officine. Da Eusebi, ci dicono i meccanici, stiamo spalando acqua dalle 7 di questa mattina, oltre ad aver avuto lo spogliatoio completamente allagato. Una ventina inoltre le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco e tante anche le richieste di soccorso. In città c'è stata anche una serie di blackout che non ha fatto altro che appesantire ulteriormente la situazione già grave di per sé. Alle associazioni di categoria stanno arrivando in queste ore centinaia e centinaia di foto e documentazioni atte ad attivare le procedure di ristoro dei danni, che comunque saranno subordinate al riconoscimento dello stato di calamità naturale da parte della Regione Marche. Cosa che del resto hanno già fatto sia il sindaco di Tavuglia, Francesca Paolucci, che ha chiesto lo stato di emergenza a Regione e Governo, con la speranza che questo possa essere accolto per poter sostenere le ingenti spese di ripristino di edifici e macchinari produttivi, come anche il sindaco di Pesaro, Ricci, che per questa grandinata mai vista, per riportare le sue testuali parole, servono a sostenere agricoltura e il resto dei danni, segnalando il tutto con un'apposita mail e foto allegate all'assessore Luca Bartolucci, lbartolucci@comune.pesaro.pu.it.